Parliamo in apertura della guerra in Ucraina. I comuni dovranno comunicare in tempi brevi i posti letto disponibili per accogliere le persone in fuga ed è questo l'esito della riunione che si è tenuta questa mattina in prefettura a Potenza. Sono 700 gli ucraini che vivono in Basilicata, anche loro saranno punto di riferimento di amici e parenti che in queste ore stanno raggiungendo l'Italia. Nicoletta Suave. La macchina dell'accoglienza parte dai comuni. Saranno infatti le singole amministrazioni a comunicare quanti posti letto sono in grado di mettere a disposizione per ospitare i profughi provenienti dall'Ucraina. Tutti i paesi, anche quelli più piccoli, possono farsi avanti. A coordinare le operazioni a livello centrale sarà poi la Protezione Civile. E quanto emerso dal tavolo tecnico convocato a Potenza dal prefetto Michele Campanaro. Anche la Basilicata dunque si mette al lavoro per far fronte alla nuova emergenza. D'altronde si prevede che una parte delle persone in fuga dall'Ucraina arriverà anche in regione. Qui infatti la comunità di cittadini ucraini conta quasi 700 persone residenti per lo più nel Vulture Melfese e saranno loro il punto di riferimento per amici e familiari che scappano dalla guerra. Il governo ha già dettato le linee guida nell'ultimo decreto legge. Da una parte si rafforzano i CAS, i centri di accoglienza straordinaria, dall'altra si punta sull'intervento delle amministrazioni locali attraverso il SAI, il sistema di accoglienza e integrazione. E in attesa del testo definitivo del decreto legge e dell'ordinanza del capo della protezione civile, Campanaro ha intanto disposto la costituzione del centro di coordinamento dei soccorsi. L'obiettivo sarà individuare le strutture di accoglienza già pronte che supporteranno i CAS e i centri SAI.